Secondo te questo potrebbe essere anche una nuova professione? Certamente, anche se bisogna stare attenti alle tipologie professionali in questo ambito, perché spesso troviamo degli studiosi di psicologia che cercano di arrivare a un contatto con il paziente attraverso la pratica artistica o viceversa. Ecco, è giusto avere una visione olistica della realtà, quindi comunque cercare di approfondire più tematiche contemporaneamente, però è anche giusto sviluppare un tipo di percorso univoco, quindi noi cerchiamo di partire dall'arte per arrivare all'altro e non cercando di come dire, inserirci in un discorso lavorativo simile a quello che è la psicologia o piuttosto che la psicanalisi, in modo che ognuno dia il meglio di sé secondo quello che è la propria via, secondo quello che è il proprio percorso. Caso di convergenza, una parola tanto contemporanea. A proposito di contemporaneità e di interattività invece, Flavia. Dunque, a proposito di interattività, scorrendo tra le notizie del nostro portale, ho trovato un percorso interessante che unisce letteratura, gastronomia, quindi due forme d'arte, e disabilità. Letteratura e gastronomia sono unite nel festival letterario e gastronomico che si terrà a Livorno, da un titolo particolarmente evocativo, Mangiarsi le parole, che si terrà appunto il 12, 13 o 14 novembre, quindi questo prossimo weekend, il primo tra i festival letterari toscani, nonché il primo sul territorio nazionale ad abbinare la proposta letteraria a quella gastronomica. Quindi appunto anche la gastronomia come forma di arte e soprattutto, e qui volevo segnalare un'altra notizia contenuta nella sezione cittadini, la gastronomia anche come forma per i disabili. Ecco qui, molto interessante mi sembra, il disagio mentale, abili in cucina, attraverso un percorso di formazione e, in cucina appunto, e troviamo una via per aiutare, per fare breccia nel mondo della disabilità.